Salve ragazzi, qui è Felix di Web, bentornati oggi sul mio canale. Oggi sì, noi siamo qui tornati con un nuovo video e nello specifico siamo qui con il video prepartita di Reggiana Brescia, terza giornata del campionato di Serie B 2024-2025. Prima di iniziare, signori, mi raccomando, cosa fondamentale, lasciate un bel mi piace sotto questo video come sempre, come di consueto, come di abitudine, come, così come sapete fare voi. E ragazzi, soprattutto iscrivetevi al canale, perché manca ufficialmente un iscritto ai 100 iscritti, manca ufficialmente un iscritto all'obiettivo prefissato. Quindi mi raccomando ragazzi, chi stesse guardando questo video, un cristiano qualunque, si iscriva, ecco, se vuole ovviamente. Detto questo ragazzi, io direi di partire subito con il prepartita di oggi, dopo praticamente più di 50 secondi di intro. Allora, domani affronteremo una squadra messa meglio di noi, a parere mio, visto che comunque sì, noi comunque a livello di punti, diciamo, perché comunque la Reggiana, la prima la pareggiata contro il Mantova, la seconda l'ha vinta contro la Samp. Noi abbiamo vinto contro il Palermo e perso col Cittadella. Quindi a livello di punti sono messi un po' meglio loro, però ragazzi, io ribadisco, analizzando la squadra sulla carta, contando che non abbiamo chissà quale, visto che la Reggiana non è una bestia nera come il Cittadella, possiamo assolutamente portarcela a casa. Poi la Reggiana in realtà, rispetto al Cittadella, qualche giocatore interessante in rosa ce l'ha, anche se io, se non erro, nella prediction di Serie B che avevo fatto, Reggiana e Cittadella non le avevo messe così tanto lontane. Io la Reggiana sì, l'ho messa praticamente salva, ma di pochissimo, l'ho messa tipo quindicesima. Quindi diciamo che comunque siamo lì, però la Reggiana sicuramente ha qualche giocatore già più interessante, e dopo vi andrò anche a narrare le probabili formazioni. Però affrontiamo sicuramente una squadra già più complicata da affrontare rispetto al Cittadella per i nomi. Ecco, diciamo così, già più complicata rispetto al Cittadella per i nomi, perché comunque qualche nome, come detto prima, qualche nome interessante in rosa ce l'ha, rispetto anche a un Cittadella che c'è forse due incroci di nomi che mi ispiravano. Però diciamo che alla fine ragazzi, nel computo totale, io questa la voglio Reggiana e Südtirol. Io almeno minimo 4 punti li voglio. Minimo Reggiana e Südtirol prima della sosta, almeno 4 punti li voglio, perché la sconfitta contro la Reggiana sì, sì, buonanotte, contro la Cittadella sì, questo è vero, ce la potevamo aspettare, perché comunque il Cittadella è sempre stata una bestia nera del Brescia. Però possiamo dire anche che è una squadra sicuramente molto inferiore rispetto a noi. Però diciamo ragazzi che comunque adesso io voglio assolutamente magari vincere con la Reggiana, ragazzi. Io voglio assolutamente 3 punti. Voglio che questa squadra si rialzi e si riassesti dalla scorsa partita, ragazzi. Perché comunque la scorsa partita ci fa perdere un po' quella fiducia che avevamo accumulato. Anche se ovviamente siamo soltanto all'inizio, ragazzi, ancora calcio d'agosto. Però ovviamente dopo una vittoria col Palermo, dopo una vittoria in Coppa Italia col Venezia, uno si aspetta che comunque... Sì, non è neanche giocato male in quella partita in realtà, In realtà non è che ha giocato così tanto male, soprattutto nel primo tempo. Però comunque nel computo totale, alla fine quello che conta è il risultato. Alla fine quello che conta è sempre il risultato, ragazzi, indipendentemente da tutto. Quindi diciamo che il risultato è stato una sconfitta, e quindi ragazzi ce la siamo presa. Quindi diciamo comunque adesso dobbiamo andare avanti e pensare appunto alla partita di domani, ragazzi, che come ripeto sarà leggermente più tosta rispetto a quello col Cittadella, ma comunque non è che sia una nostra così tanto bestia nera rispetto al Cittadella, che non abbiamo bellissimi ricordi. Comunque diciamo che non è che ne abbiamo vinto così tante volte con il Cittadella negli ultimi 8 anni, quindi diciamo che sarà già più fattibile per questo. A parte gli scherzi ragazzi, comunque la Reggiana però sicuramente una squadra comunque, come ho detto prima, che in rosa ha qualche giocatore che secondo me potrebbe fare la differenza, o comunque a livello di nomi conoscevo già, che comunque ha già qualche tassello abbastanza importante rispetto ovviamente a causa del Cittadella,
Infatti comunque, anche se l'ho messa entrambi in bassa classifica, io la Reggiana nella prediction di Serie B l'avevo messa comunque leggermente più in alto rispetto al Cittadella. Comunque, alla fine la Reggiana è ancora imbattuta, Cittadella non era imbattuto prima della nostra della vittoria con noi, aveva perso contro la Salernitana, una Salernitana che quest'anno secondo me farà veramente male e l'abbiamo visto contro il Sudtirolo o comunque anche col Cittadella che ha sofferto tantissimo, infatti aveva vinto il rimonta all'ultimo la Salernitana, però diciamo ragazzi che portiamo una squadra che è imbattuta nelle prime due, ma le potenzialità per batterla ce l'abbiamo ragazzi, le potenzialità per rispondere alla scorsa sconfitta ce l'abbiamo. Detto questo ragazzi, adesso è arrivato ufficialmente il momento delle probabili formazioni, fogliettino tattico e ce ne andiamo subito a leggere ragazzi, ovviamente voi le vedrete qui, nei link ve le metterò qui. Partiamo ovviamente dalla formazione casalinga, dalla formazione della Reggiana con Bardi tra i pali, difesa Fiammozzi, Rozio e Libutti, poi Gnacchiti, Reinhardt, Sersanti, Vergara, Gondo e Portanova. Ok, ragazzi, comunque avete visto anche qualche nome abbastanza interessante: Portanova, Bardi, Gondo, anche un certo Meroni. Vabbè, dettagli. Però, onestamente, rispetto al Cittadella, come ho già ripetuto poc'anzi, contro Cittadella, rispetto alla rosa della Cittadella, sicuramente questa Reggiana può dare quel qualcosa in più e può darci sicuramente molto più filo da torcere. Però diciamo che, anche perché si è visto nelle prime due, sono riusciti a fermare, cioè sono riusciti a pareggiare contro il Mantova, che comunque secondo me farà molto bene quest'anno. Poi sono riusciti a vincere contro la Sampdoria, che da molti è data come una delle favorite per la promozione. E quindi onestamente ragazzi, attenti a questa Reggiana, dai, comunque qualche nome interessante c'è e possono assolutamente ragazzi metterci i bastoni tra le ruote. Andiamo adesso ragazzi alla probabile del Brescia con Lezzerini tra i pali, difesa con Corrado, Cistana, Adorni, Dickmann, Bisoli, Paghera, Bertagnoli, Bjarnason, Galazzi e Borrelli. Ok, non cambia nulla praticamente ragazzi, non cambia praticamente nulla. Comunque bene o male la titolare questa è, bene o male la titolare questa è. Poi non c'è Verret però, attenzione perché non c'è Verret, o Paghera o Bertagnoli al suo posto, però non, qui nelle probabili non da Verret. Però ragazzi, anche non c'è neanche Olsen, ma c'è Bjarnason, attenzione con qualche cambietto Maran potrebbe proporlo. Lezzerini in porta, nella scorsa partita ha fatto una prestazione non all'altezza, diciamo così, o comunque i soliti blackout che ha Lezzerini, ragazzi, che ormai lo conosciamo, un portiere che sa alternare ottime prestazioni a prestazioni disastrose, o comunque prestazioni sicuramente non all'altezza. Però vabbè, vediamo ragazzi, in caso c'è anche Avella che è pronto e che ha dimostrato anche l'anno scorso che sicuramente che è un ottimo portiere che si è meritato il riscatto da parte del Brescia. Quindi vediamo Maran chi decide di schierare ragazzi, comunque questa formazione ci sta. Vediamo comunque se farà effettivamente domani nelle formazioni ufficiali qualche cambio. Bisognerà poi effettivamente vedere quello che ne verrà fuori, appunto. Signori, questo video finisce qui. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e ovviamente le vostre sensazioni pre-partita per il match domani. Noi ci vediamo quindi domani con saremo imprevisti domani con il pre-partita, sì, con il post partita di Brescia, Reggia, di Reggiana, Brescia. E niente ragazzi, noi ci vediamo domani con il post partita. Arrivederci, forza Brescia.